so fatta una balilla di colore tremare. Tante canne. Giusto quest'ora se incominci a respirare un pochino. Quando eri alle 8:30, 9, può essere che oggi tutte aria tira. Aria di Caronde. Carogna, no? Caronde, isso. Un campanello. Baro prima. Baccetone. E beh, sta stracco, no, giustamente. Tu più leggero, va. Esatto, più leggero. Andiamo a vedere chi è, va. Tengo le racchette e metti le scarpone e dai a su. Sono Mauro Petrangeli. L'ospite di oggi è Mauro Petrangeli. Su ye mater menirlo, tocca con me, ye maciha, dimmi de sì. Quanto è bello termenillo, te ce senti raffiata, che na è sengando. Eccoci qua, Mauro già. Ciao a tutti ragazzi. San Virata la parannazza, io e la mia sorella rossa. Beh, allora voglio dire subito che questa sera sarà una puntata molto particolare, forse un po' diversa dal solito, per due motivi. Il primo è l'ospite, perché Mauro Petrangeli, fratello di Mirko, nostro uno fra i primi attori di Sipario Rosso. Mauro non è un attore, anche se abbiamo detto dall'inizio che qui si alterneranno attori e collaboratori. Ma Mauro è un prossimo attore, perché nella commedia che faremo a gennaio, il prossimo, dal 29, 30 e 31 gennaio al Flavio, Mauro debutterà con la nostra compagnia teatrale. Con Mauro c'è una grande amicizia, sta pigliato. Ma è bravo, io l'ho sempre detto. Poi insomma qui i Petrangeli ce l'hanno come dono, quello dell'arte. Quindi Mauro stasera, come dire, verrà battezzato nella nostra compagnia teatrale, partendo dalla trasmissione e anche la ricetta, perché è una ricetta che richiama certo alle origini di Rieti per gli ingredienti che sono quelli che si trovano nei nostri campi, ma Mauro ci ha voluto proprio dedicare un piatto. Infatti questa sera cucineremo le penne alla Sipario Rosso. Penne alla Sipario Rosso, una puntata quindi tutta veramente da gustare e tutta dedicata a noi. Mauro, spiegaci un attimo l'idea. Allora, qui, insomma, come degli ingredienti. Vediamo qui davanti, abbiamo i nostri bellissimi ingredienti, sì, che sono olio, sì, sale, pepe, cipolla, pomodorini piccadillo, poi potete anche adoperare i ciliegini, non c'è problema. Poi abbiamo le nostre bellissime zucchine e per sfumare alla fine questo piatto abbiamo il latte. Ecco. Il latte, voi vi direte, ma che c'entra il latte? E il latte dà il suo saporino, che poi praticamente noi andremo a creare alla fine di questo bellissimo. Cioè se fa come una salsa la esatto. Scusate, siccome è molto caldo, infatti stasera abbiamo deciso di girare appunto di sera. Io, Dino, c'è cioè il papà di Mirko e Mauro che ci sta guardando. Io intanto inizio, ragazzi. Mi scuso con il mastro Dino Petrangeli, ma ho bisogno di un'altra fettina di prosciutto casereccio, perché è così salato che mi ha un po' di sostanza. Grande vino. Allora intanto cominciamo a mettere il nostro bell'olio. Mauro, tu hai una passione per la cucina. Sì, diciamo che praticamente più che altro mi diletto. Mettiamo il nostro bellissimo sale. Ragazzi, io e già... poi cominciamo a tagliare le nostre... Se ci vedete dei piagni non vi preoccupate. Infatti, esatto. Allora, poi prendiamo praticamente il nostro... Cioè, ragazzi, è inutile che mi parlate del Master Chef. Noi teniamo Master Petrangeli, ecco. Allora, noi praticamente andiamo a triturare il nostro bellissimo... No, dai, non fare così. Fa anche piangere. È un ragazzo molto sensibile, è troppo lui, bello. L'ho sempre detto. Guardate come ci guarda con attenzione il fratello, il nostro caro Mirko, che sta in una fase di relax. Oddio, scusa. Oh, quindi facciamo imbiondire. Sì, sì. Imbiondire un attimino. Mauro, scusa, questo brodo vegetale. Brodo vegetale, ogni tanto facciamo questo bellissimo lavorino qui. Gli dà quella sostanza. Esatto. Lo mettiamo qui. Poi avremo anche il signor Dino un giorno a cucinare, perché non sapete che piatti che crea. Cioè una cosa. La cucina. Non ce la fa neanche un nuovo battuto, figuriamoci. Andiamo a triturare
le nostre bellissime zucchine. Vedo che hai dimestichezza con Utritaturu. Diciamo che praticamente mi so adattare. Però l'Eda no, No, l'Eda proprio. L'Eda diciamo che non è che so buone tanto. Insomma, rimango un buon amarogno, è vero. Andiamo a mettere tutto nel piatto. Quindi un piatto tra l'altro molto estivo, perché è un piatto fresco questo, poi Poi le ceppette alla sipario rosso. Che poi a me piace una cosa, perché io, vedete, devo molto alle mie origini reatine e contadine, perché poi insomma avere nel cuore la propria storia fa bene, anche soprattutto per noi che facciamo teatro. Esatto. E ricordo mio nonno sempre che quando si andava in campagna prendeva i pomodori e faceva di questo. Adesso prendiamo i nostri bellissimi piccadillo e li spacchiamo in quattro. Facciamo. Quindi li hai spaccati partendo dal culetto. Questo... Battuta. Questa. È una battutina. Voi sapete quella del signore che entra dal pizzicarolo. Il pizzicarolo è enorme e gli dice: ce l'hai un po' di pane, ti è rimasto? Dice: no, mi è rimasto solo un culetto, devo spacco. Dice: no, mi piove la merendina. Ecco, queste stupidaggini proprio. Questo è proprio. Andiamo. E l'elemento rosso già c'è. E certo. Guardate come faccio un po' la roba. Io a stora già mi sera riordata sopra, se l'hai fatto io. Ok, adesso mettiamo tutto quanto a cuocere. Bene. E nel frattempo che si cuoce, noi abbiamo preparato anche le nostre penne che andremo adesso ad... Per fare il punto della situazione. Quindi vedete che è una ricetta molto facile, veloce, per quanto tutte le cose facili in genere, facili, non complicate, sono in genere quelle più gustose. Non state a vedere, no? Ora io non ho nulla contro questi grandi cuochi che... te fa un piatto, te ce mi tu una cianchetta de pullu, uno de tutto, e ti dicono che ci mettono le ore a fare i piatti, no? In realtà vedete che una cosa semplice poi è straordinaria. Le cose semplici, caro Alessio, sono sempre le migliori. Sì, su questo non ho dubbi. Semplici e nello stesso tempo anche buone. Buone. Mauro, senti, abbiamo un po'. Sì, eccolo qua. Allora copro, sì, Un coperchiettino, adesso nel frattempo. Andiamo avanti. Questo qui adesso si deve giustamente cuocere. Quindi vedete che. Non so se. Ecco, si vede perfettamente. Vede. Aspettate che voglio fare una cosa, Ecco qua. Il pepe. Il pepe era l'ingrediente che mi mancava. Quel tocco, guardate ragazzi, Maurizio scusa mi segno un attimo, tanto che Mauro spadella, eccolo qui, vedete, si è fatto già questo meraviglioso brodino, che adesso vi dirò com'è, un attimo, figli miei, Mauro, fantastico, beh, meglio così, vede che allora ho... Adesso quindi noi dobbiamo aspettare che si appassiscano, sì, diciamo le... che praticamente tutta la situazione si deve un po' appassire. Allora io farei una cosa, intanto che attendiamo l'acqua che arrivi ad ebollizione, attendiamo che gli ingredienti appassiscano nella padella, visto che il caldo tra l'altro non ci abbandona nonostante sia sera inoltrata, andiamo a farci l'aperitivo, va? Gioca con me, yema ci ha, dimmi di sì, quanto è bello termenillo te se sentirà. Il brodino per me è sempre gradevole, ma con sta calura aumenta. Infatti. Allora, come sempre in questo momento qualche... Ti sta pizzicando zanzara all'angapo, attendete. Qualche domanda per conoscere un po' meglio i nostri ospiti, i nostri amici. Dunque, Mauro... oggi vengono i fratelli Petrangeli da una giornata molto lunga, perché hanno, troppo lunga. Hanno lavorato tutto il giorno, però parto proprio da questo, voi non vi risparmiate mai nella vostra,
nella vostra quotidianità, nel vostro lavoro, nella vostra attività. Però non perdete mai lo spirito, no? Cioè io conosco molte persone... lo Spirito Santo. Scusa. Io conosco molte persone che fanno lavori molto semplici e a fine giornata sembrano... sfiniti, anche emotivamente diventano antipatici, direi. Ecco, voi invece magari oggi avete combattuto tutto il giorno e nonostante tutto il bello della diretta e nonostante tutto invece hai anche tu hai ancora, ecco, l'animo anche di registrare una puntata televisiva. Questo aiuta anche nella vita in generale, dico? Sì, diciamo che aiuta parecchio, perché praticamente il nostro lavoro è un lavoro abbastanza particolare e quindi ci soffoca l'animo, diciamo, ecco, magari soffoca l'animo è una parolona molto grande, però diciamo che praticamente è abbastanza impegnativo psicologicamente, non tanto fisicamente ma quanto psicologicamente, e noi quando usciamo dal nostro lavoro, ecco, siamo, ciao Mirko, buonasera, siamo così, siamo abbastanza spiritosi. Perché essere pure antipatici dopo. Diciamo che praticamente, ecco, la situazione è questa. Mauro, senti, tuo fratello sono tanti anni che fa commedia in dialetto reatino ed è molto apprezzato a Rieti perché in effetti ha una grande qualità scenica, anche mimica, anche un'ottima mimica. Tu adesso approccerai al teatro, comincerai a fare le commedie con la nostra compagnia teatrale. Io sono molto contento, uno perché mi piace allargare il gruppo, perché le compagnie non devono mai rimanere chiuse. Il teatro ha il dovere di allargarsi veramente a chi sente il desiderio di sperimentare questa bellissima arte. Pensare di recitare, virgola, ma pensare di recitare con Sipario Rosso, con questo gruppo dove c'è anche tuo fratello, quali emozioni in qualche modo ti fa nascere? Che ti aspetti da questa esperienza che cominceremo insieme? Ma l'esperienza, innanzitutto, diciamo che anche a me non dispiace recitare, però diciamo che praticamente siamo, io e lui lavoriamo un po' in tandem, no? Diciamo che praticamente se c'è lui non ci sono io e viceversa. Certo. Però diciamo, ecco, questa situazione così mi intriga un po', perché voglio sperimentare anche questa cosina che da un po' di tempo che ce la l'avevi volevo fare, animo. Da un po' di tempo che la volevo fare, però adesso ho l'opportunità, magari adesso mi raccomando. Una parte per cominciare, grazie, su quelle. A Mirko invece una cosa, Mauro adesso ha fatto un'osservazione dicendo noi per il nostro lavoro, se ci sono io non c'è mio fratello e viceversa. Invece adesso a teatro inevitabilmente vi troverete insieme, no? A recitare. Mirko, che ne pensi? Io non vedevo l'ora, così almeno me ne posso 4 minuti. Perché voi dovete sapere una cosa, voi dovete sapere una cosa, che questo signore più personaggi ha e più si riposa lui, perché giustamente sì, lui è la mente e noi siamo le braccia. Capito? Perché fa la regia a 16 persone, io mi repulso, capito? Secondo lui. Perché noi abbiamo una bella voce, ma sapeste voi lui che vocetta. Vabbè. Però diciamo che... Comunque via, diciamo una cosa buona. Alessio a me mi piace, diciamo, per la sua, oltre che semplicità, anche per la sua caparbietà nel fare il teatro. Certo. E non è una cosa da poco. Ti ringrazio. E per questo meriti, forse non, ogni volta che ti esibisci meriti un plauso. Solo per grazie, questo. E questo mi fa molto piacere. In conclusione, una cosa volevo chiederti, Mauro. Una domanda che in genere ho fatto sempre un po' a tutti gli attori, ma visto che voi siete fratelli, qui assume un valore ancora più forte. Io credo che dietro la nostra storia c'è sempre la radice familiare, no? Sì, cioè, sono d'accordo. È inevitabile, noi ci plasmiamo in qualche modo con la storia che ci ha preceduto. Dino Petrangeli, vostro padre, Rosalba, sono persone che io conosco molto bene, hanno un tratto che li distingue molto bene. Cioè sono due persone estremamente serie, ma estremamente semplici. Cioè, come tutte le persone semplici, hanno dei grandi valori. Questa storia familiare
che per voi è significata anche una storia di azienda, la vostra agenzia funebre, quanto ti ha dato in termini umani? Perché alle volte con i genitori c'è anche il conflitto, questo è normale, no? Però poi in effetti c'è chi si ritrova tanto grazie alle famiglie. Io credo che questo è il vostro caso. Sì. Beh, diciamo che praticamente la nostra famiglia è sempre stata abbastanza unita. Oddio, i nostri bei litigi... Ah, beh, fisiologici. Ci sono, diciamo che non dico che arriviamo ai coltelli, ma... No, scherzo, scherzo ovviamente. Beh, però diciamo che praticamente la situazione, sì, ci ha plasmato parecchio questo stare a contatto con i nostri genitori, che ci hanno formato, che ci hanno aiutato, che ci hanno passato questa grande, diciamo, ecco... Non mi viene la parola. Questa grande anche saggezza di vita. Ecco, bravo, una piccola saggezza di vita. Di scuola? Giustamente. E quindi praticamente sono contentissimo, anche perché forse qualcuno mi dirà: ma de che te piace? Eppure io dico che il mio lavoro a me piace moltissimo. E questa è una bellissima cosa. Piace? No, no, ma è una bellissima cosa, perché non esiste nulla che sia bello o brutto a prescindere. Esiste cose che ci piacciono e cose che non ci piacciono. E prima di tornare a vedere, se no ci si brucia tutto, certo, quanto, noi abbiamo due persone che dobbiamo salutare. È molto, perché vedete, le nostre rispettive figlie sono amiche, sono amichette, quando stanno insieme queste giocano, si divertono, e anche questo è il bello dello stare insieme. Esatto. Quindi Mauro, che a gennaio comincerà a recitare nella nostra compagnia teatrale, ora saluterà la sua piccola bimba. Io intanto saluto Maria Sole, ciao papà, e tu? Ciao Sara, un bacio da papà. Andiamo a vedere se sono pronte le penne, al sipario rosso. Ecco, e mettiamo il sale, bel salino dentro all'acqua, e le penne, e le nostre bellissime penne che andranno a completare questo bellissimo piatto. Ragazzi, voi non avete idea di che profumo c'è, fresco, fresco, come diciamo che in questi giorni, in questo periodo, le zucchine possono sembrare delle cose che non vanno, ma sono molto fresche. Sì, e anche il pomodorino, che facciamo magari. Poi il pomodorino. Quei bei pomodori magari. Allora, upla, ragazzi, tra poco la pasta sarà gustata da tutti noi. Eccoci qua. Adesso manca il pezzo forte. Esatto. O latte. Praticamente l'ingrediente che tutti dicevano: ma che ci serve? Mo vedemo. Da quale vacca l'hai munto questo? La vacca Arieti. Diciamo che questa qui è stato munto dalle nostre belle vacchine che stanno a Rieti. Perché a Rieti le vacche, nonostante tutto, ci sono. Qualcuna c'è. No, nel senso di quelle da latte, non intendevo. Guardate, ragazzi, guardate che colore meraviglioso. E non ho fatica, non faccio fatica a credere che... Per il sapore di... Oltre l'impatto visivo, ecco, come anche quello del gusto. Questo, sarà... quello degustativo... sarà molto meglio. Mauro, credo che la pasta... Sì, io adesso la assaggiamo un attimino. Quindi tu adesso la pasta la porti con la schiumarola direttamente dentro. Esatto, adesso vediamo un attimino cosa ci dice la pasta, se è pronta oppure no. Caro Alessio, ci siamo? Ci siamo. Allora, la schiumarola mo la rimettiamo al volo. Allora. Ragazzi, che meraviglia. Ah, ecco, aspetta, che... eccola qui. Questo qui è sempre il bello della diretta. Esatto. Allora, Mauri. Eccola. Che macello che stiamo a fare? Che davvero? Tiro ora, c'è ancora appresso. Eccola qui. Allora, contando le chiuse, mi aiuta a posare. Vediamo un po'. Che poi a me le penne, sarò strano io, ma di tutta la pasta a mie penne sono quelle che mi piacciono di più, ma quelle sasce. Ecco, l'atto finale, ragazzi, vai Maure. Ecco, vedete che poi qui fa la sua parte anche l'amido della pasta, che in effetti ci crea questa salsetta niente male. Se poi continuare così, io ti dico, a mangiarci, cioè io se mai accacciavo sangue, ecco, queste robe. Penso che sia a 2000. Però, se Parigi va bene una messa, per mangiare sto che altro, insomma. Ok.
Mauro, pecorino o parmigiano? Parmigiano normalissimo. Parmigiano, in effetti normalissimo. Pecorino sarebbe che così. Poi praticamente noi possiamo anche fare di questa questo. Cosettina qui, certo. Magari. Anche perché questo aiuta a creare un altro po' di salsetta, in effetti. Esatto. Con il calore poi. Non ti piace il parmigiano? No, ma diciamo che praticamente. Ma tu che a Pedrangeli non mi piace. Non ci piace a noi parmigiano. Diciamo che. Oppela, eccolo. Ma guardate come fa il zombà la pasta. Cioè, a me stora ne sarà appiccicata nei maglioni. Ok, allora. E adesso andiamo a fare il pezzo forte della serata. Andiamo a impiattare. Tre forchette come solito. Wow, mamma mia. E allora, ultimo il tocco. Pepe. Si sente il profumo del il pepe, esatto. Che per me è fantastico. Ultimo tocco finale. Pedrangeli, passa un po' di qua un attimo. Dino, vieni qua, vieni. Stasera facciamo. Eccolo qua, che anche lui cucinerà, Dino Pedrangeli. Quanti Pedrangeli ci stanno? Ci manca solo un sindaco, poi Mirko. Diamo a te l'onore, caro Alessio. Io devo via un po', io voglio prendere sempre un po' di tutto. Pure Rocky reclama il suo pezzo. Vado, Vediamo come sono venute. Dalla faccia di Alessio si deduce che sono venute buonissime. Meravigliose. Un assaggino di scrupolo, ma ecco, Andrew che scrupolo. Ragazzi, qui ci teniamo sempre da fare. Abbiamo inaugurato le pennette alla Sipario Rosso. E queste, mi raccomando, solo ed esclusivamente pennette alla Sipario Rosso. Non chiedete altri nomi perché ve ne avevamo udop. Allora, cari amici, innanzitutto sempre il nostro indirizzo email al quale già ci state inviando tante ricette della tradizione reatina. Continuate a scriverci a questo indirizzo per le vostre ricette, così appena riprenderemo la trasmissione la prossima settimana cominceremo a fare proprio le vostre ricette. Il prossimo venerdì 14 agosto manderemo in onda uno speciale di Ridere in Cucina, tanti piccoli spezzoni delle puntate fatte finora, e riprenderemo poi regolarmente dal venerdì successivo. Me dovete scusate, tolte le comunicazioni di servizio, teniamo da fa, dobbiamo mangiare. Grazie ancora a Mauro Pedrangeli. Ah. Ciao, grazie a voi. Toca con me, io mi ci ha, io mi ci ha.